Salve a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi vogliamo fare una recensione di un nuovo prodotto che entra all'interno della nostra attrezzatura. Parliamo di una fotocamera compatta ma da alte prestazioni e parliamo della Leica D-Lux Type 109. Modello uscito ormai nel 2014, ma rimane uno dei migliori prodotti come caratteristiche, nonostante l'anzianità. Presenta, come possiamo leggere dalla scatola, un obiettivo con una focale 24-75 mm equivalente full frame, f1.7, f2.8 stabilizzata, in una lente incredibilmente versatile e luminosa. Iniziamo a vedere la confezione. Troviamo il manuale di garanzia, le istruzioni, il CD con le informazioni aggiuntive in più lingue e poi andiamo ad aprire per vedere il prodotto vero e proprio. Allora, iniziamo dagli accessori. Qua troviamo l'accetto per il tappo dell'obiettivo e l'accetto per legare al collo la macchina fotografica. Il caricabatterie. Il cavo per attaccare i caricabatterie con spina italiana. Lo stesso cavo con spina americana e il cavo con spina inglese. Inoltre, presente la classica batteria, il cavetto mini USB per collegarlo al computer e questa sacchettina che contiene un piccolo flashettino autoalimentato dalla macchina. Qua c'è il pulsantino per accenderlo e spegnerlo, poiché il corpo macchina non ha il flash integrato ma è esterno. Qua invece andiamo finalmente a trovare il prodotto vero e proprio. Eccolo qua in tutto il suo splendore, tappo Leica. Andiamo a toglierlo. Come possiamo vedere, a differenza delle normali compatte, l'obiettivo non è a membrana, quindi col meccanismo che si apre e si chiude, ma va tappato. Questo qui permette di tenere una lente un pochino più grossa e avere una nitidezza migliore e meno vignettatura. Cosa bella di questa macchina è che i comandi sono tutti manuali fisicamente sulla macchina. Qua possiamo vedere la ghiera per i diaframmi, che è molto fluida, dove passiamo da f1.7 appunto a f16, che è il massimo, e la A in cui va in diaframma automatico. Qui troviamo il selettore per il fuoco e un selettore molto utile che ci permette di selezionare l'aspect ratio del sensore. Questo sensore infatti è un 16 megapixel, ma che nella realtà dei fatti diventa un 13, perché ci permette di andare a selezionare se la foto è in 3:2, 16 noni, quadrata o micro 4 terzi. Sempre sulla parte frontale troviamo una levetta che ci permette di selezionare autofocus, autofocus macro, che permette una messa a fuoco di 3 cm, un valore veramente incredibile, e manual focus. Manual focus, quando andiamo a girare la leva, ci farà un ingrandimento sia nel display 3 pollici dall'ottima risoluzione, sia dal fantastico mirino elettronico da 2,6 megapixel, anch'esso con una luminosità e una qualità veramente elevata, un frame rate di 60 fps, quindi è molto fluido nei movimenti, e ci permette di vedere tutte le informazioni che diamo a display anche a mirino con l'attivazione automatica col sensore di presenza. Pure nel mirino vedremo il focus peaking e anche lo zebra sul fuoco, che ci aiuta a mettere a fuoco meglio. Sopra troviamo la slitta per il flash, i microfoni ovviamente, eppure qua troviamo un'altra ghiera manuale, perché vediamo appunto la ghiera dei tempi. Pure qua c'è la modalità automatico in cui deciderà lui. Quindi non abbiamo più la selezione priorità tempi, diaframma, manuale, ma decidiamo noi dall'obiettivo. Se qua viene lasciato in automatico e si cambiano i tempi, siamo in priorità dei tempi. Se si lascia qua in automatico e si muovono i diaframmi, siamo in priorità dei diaframmi. Tutte e due A, siamo in modalità programmer. Qua appunto ci sono tutti i valori classici dei tempi, il pulsante per l'accensione e lo spegnimento. Qui troviamo lo zoom, che quando l'autofocus è settato su manual focus, appunto zoom. Mentre se siamo su autofocus non ci servirà il fuoco qua e questa ghiera può essere settata come zoom fisico. Altra ghiera fisica che troviamo è la compensazione dell'esposizione, da più 3B a meno 3B, a incrementi di 0,3. Il pulsante di scatto in alluminio, molto molto bello, curato e molto solido. Questo pulsantino A che rende la macchina completamente automatica e il pulsantino filtri per applicare i filtri creativi. Tornando alla parte frontale troviamo appunto il design molto pulito in stile Leica. Costruzione è veramente veramente solida, è fatta molto bene. Pulsante per forzare il mirino, pulsante per attivare wifi, che ricordiamo questa macchina si può connettere al cellulare e permette la registrazione sia di foto che di filmati dal cellulare. Pulsante per iniziare la registrazione, non occorre quindi andare in modalità filmati, ma in qualunque modalità noi siamo si clicca e si inizia a registrare. Pulsante per il blocco dell'autofocus o dell'esposizione, pulsante menu rapido, riproduzione delle immagini per cancellare l'immagine, informazioni sul display, questo qui incrementa o diminuisce le informazioni fruibili a display. Questa ghiera qua è ruotabile e permette di selezionare vari aspetti nel menu. Ha le freccette, permette di spostare il punto di autofocus e all'interno appunto vediamo selezione del tipo di fuoco,
sensibilità ISO, cliccando quindi su sensibilità ISO poi andremo a scorrere il valore di ISO che vogliamo, tipo di scatto, scatto singolo, scatto a raffica e parliamo di 11 frame al secondo, oppure autoscatto e bilanciamento nel bianco, automatico o manuale. Sotto troviamo ovviamente la vite per attaccare al cavalletto e l'alloggiamento per la scheda SD e la batteria. È un prodotto che ci piace molto, ha una costruzione veramente fantastica, si sente in mano che è molto solida. Purtroppo l'impugnatura qua è un filo liscia, infatti abbiamo deciso di acquistare un prodotto in più, che è questo Hand Grip, anch'esso prodotto da Leica, in veramente una costruzione ottima. Qua una gomma molto bella, all'interno in velluto per non rovinare la macchina, va avvitato sopra. Ricordatevi di mettere la scheda e la batteria prima di avvitarlo, perché sennò per montarla dovrete rismontare la maniglia. Però questo aumenta notevolmente il grip della macchina, perché rende l'impugnatura un po' più avvolgente per la mano, rendendo molto più solida l'impugnatura. In aggiunta a questo abbiamo deciso di comprare anche il tappo automatico, ovvero non ci costringe tutte le volte che facciamo una foto a dover mettere e togliere il tappo, ma questo comodo tappo, dato che l'obiettivo quando zoom si apre, permette di essere aperto così dall'obiettivo. Va montato qua davanti, questo qui si monta il tappo automatico e quando si va ad accendere la macchina, hopla. Questo modo rende la macchina subito pronto all'uso senza tutte le volte dover mettere e togliere il tappo con rischio di perderlo. Il prodotto l'abbiamo acquistato al Leica Store di Milano, che offre 3 anni di garanzia, quindi un ottimo prodotto. Ha un costo di 995 euro per il corpo macchina, 85 euro per la maniglia e 65 per il tappo. Può sembrare molto, ma una volta che prendete in mano questo prodotto, la costruzione e il feeling che rende fa dimenticare il prezzo pagato per avere questo prodotto progettato in Germania, che è veramente, veramente valido. Per questo unboxing e spiegazione della fisionomia della macchina è tutto. Proveremo questa macchina in ambito reportage e street photography per vedere le sue reali capacità e il vantaggio di avere una compatta, leggera, dall'altissima qualità da poter portare sempre con sé e non dare nell'occhio quando si fanno le foto. Per questo unboxing e prima recensione della Leica D-Lux Type 109 è tutto. Un saluto a tutti da The Italian Maker.